Buonasera e ben ritrovati a Velodromo, opinioni a confronto. Io ringrazio tutti coloro che ci stanno seguendo in diretta streaming sul sito www.velobike.it e naturalmente ricordo a tutti gli amici di Velodromo, opinioni a confronto, che ogni replica è disponibile sul nostro canale YouTube. La penultima tappa del Giro d'Italia contava 167 km, gli ultimi 87 tutti in salita. La Corsa Rosa è insomma giunta alla sua tappa clou, una frazione che non ha bisogno di molte presentazioni, se non per ribadire che si arriva a punte massime del 22%. Dello Zoncolan si è detto tanto, per esempio che chi fosse stato davanti oggi avrebbe vinto il Giro, ed il colombiano Nairo Quintana non ha deluso le attese e resta al comando della Generale, tenendosi non solo stretta la maglia rosa, ma diventando il re della 97esima edizione del Giro d'Italia. Primo sullo Zoncolan l'australiano Rogers davanti a Pellizzotti e Bongiorno. Uran Uran arriva con Quintana e si prende il secondo podio consecutivo della Corsa Rosa, sempre sul gradino d'onore. Fabio Aru si difende davvero bene e riuscendo a chiudere terzo. Un ultimo minuto per l'accenno quasi doveroso al brutto episodio che decide di fatto la frazione. Un tifoso durante il testa a testa finale tra Rogers, Bongiorno e Pellizzotti sbilancia Bongiorno, che si stacca dall'avversario australiano e di fatto dice addio, non per colpa sua, ad un successo che può valere davvero anche la carriera. E io con questi temi di presentazione, davvero tanti e davvero molto interessanti, do l'appuntamento a tutti i nostri amici dopo la pubblicità. Non è vero che non si può. Alla Banca di Pisa e Fornacette, credito cooperativo, è possibile avere accesso e possibilità di mutui e finanziamento a privati e imprese. E con noi sarete serviti anche il sabato. Apertura sportelli, infatti, dalle 9 alle 12. Banca di Pisa e Fornacette. 8.000 soci l'hanno già scelta. Ogni corsa è una storia. Ogni corsa è sia sofferenza che celebrazione. Ogni corsa spinge lontano i limiti. P6 migliora la tua performance e lo fa attraverso la ricerca e il crafting made in Italy. Il nostro percorso inizia oggi, insieme. Fattoria Pieve Assalti, il benessere a portata di mano. Vacanze da sogno nel cuore delle colline senesi. Gastronomia, fitness, maneggio e tanta bici tra le Crete e la Via Francigena. www.pieveassalti.it. Ben ritrovati in diretta qui a Velodromo Opinioni a Confronto. Siamo già pronti con il primo ospite, un ospite davvero, davvero gradito, davvero di livello, che sarà apprezzato da tutti gli amanti delle due ruote. Sono già collegata in linea con Maurizio Fondriest. Ciao Maurizio, mi senti? Buonasera, buonasera a tutti. Buonasera, grazie per la tua gentilezza e disponibilità per aver accettato il nostro invito e ti passo subito alle domande del nostro direttore Roberto Sardelli. Ciao Roberto! Buonasera agli amici di Buonasera. Velodrome e ringrazio Maurizio per essere qui con noi. Buonasera Maurizio. Buonasera, buonasera. Allora, tu stai seguendo il giro proprio con un main sponsor, quello che dà il maggiore tributo per la maglia del Gran Premio della Montagna, un giro davvero faticoso. Sì, ma ormai sono 10 anni che sono testimonial di Banca Mediolanum, assieme a Francesco Moser, Gianni Motta. E da quattro si è aggiunto anche Paolo Bettini, e siamo noi quattro che seguiamo il giro con varie attività e riusciamo a seguire anche quello che succede, la corsa, quindi è sicuramente impegnativo, però molto bello. Maurizio, però ci devi togliere una paura. Abbiamo visto uno sciagurato tifoso con la maglia di campione del mondo e ci sembrava di aver letto del Tongo, non eri tu? No, non ero io, però ho sentito, io ho sentito parole brutte nei confronti di questa persona. Sinceramente, vedendo quello che è successo, io ho visto anche la disperazione di questa persona nel gesto che ha fatto. Allora, prima durante la salita ci sono stati molti, molti tifosi, un po' troppo irruenti, che hanno fatto quasi cadere Quintana, e questi sono veramente forse dalla foga di farsi notare che rischia di far cadere i corridori. A volte abbiamo visto anche Michael Rogers nel finale che continuava a buttarli via perché si avvicinavano troppo. Quindi sono dei tifosi che forse non sono proprio dei tifosi tifosi. Invece questa persona che ha spinto Bongiorno gli ha corso dietro e gli ha dato una spinta quasi per incitarlo a aiutarlo, forse nel grande entusiasmo che aveva in quel momento per
per incitare magari un suo pupillo, gli ha dato quella spinta che l'ha fatto andare nella ruota di Michael Rogers e si è fermato. Però ho visto anche la disperazione subito dopo il gesto, no? La disperazione perché ha visto che aveva fatto una schizzata. E quindi sinceramente lui non mi sento di condannarlo, perché sicuramente starà veramente male in questo momento. E lo speriamo perlomeno che non ripeta più questo gesto. Comunque ti vogliamo chiedere, Maurizio, tornando alle vicende agonistiche, è apparso molto maturo anche nelle dichiarazioni poi Manuel Francesco Buongiorno, che insomma nella disperazione, ovviamente nella malinconia per un'occasione buttata al vento, ovviamente ha saputo reagire anche con un pizzico di freddezza e con raziocinio. Però diciamo che dopo aver bistrattato questo nostro ciclismo, il Giro d'Italia non è che ne esce con le ossa rotte, perlomeno per quanto riguarda i colori azzurri. Assolutamente no, io penso che ci sono, c'erano prima di questo Giro d'Italia, avevamo un Vincenzo Nibali che per le gare a tappe è tra i corridori più forti al mondo. E quando mi chiedevano chi vedi come corridore, io gli continuavo a dire, beh, nelle classiche attualmente non riesco a vedere ancora il corridore a forte, però dicevo sempre, abbiamo diversi giovani che hanno del talento e devono far vedere, tra i quali Ulissi, abbiamo Taglin, abbiamo Modolo, ma ne abbiamo altri, abbiamo Ato, no? Che fino adesso hanno fatto vedere qualcosina, ma niente di particolare per considerarli dei campioni. E se prendiamo Ulissi, io penso che è uscito da questo giro con uno spessore diverso, perché due tappe vinte davanti a corridori forti in tappe anche impegnative, una cronometro così lunga come quella di Barolo non può essere fortuna, non può essere la giornata giusta, devi andare forte. Quindi io penso che Ulissi con questa dimostrazione inizierà a credere un po' più nei propri mezzi e lo vedremo fare una trasformazione. Battaglina ad esempio invece ha bisogno ancora di crescere, perché non è continuo. Aru invece ha dimostrato in questo giro di essere un corridore che per le corse a tappe molto giovane, quindi può lottare assieme a Nibali per i colori azzurri nelle grandi corse a tappe. Maurizio, tu conosci bene quelle montagne, fra l'altro vieni dalla Val di Non, anche se è una valle trentina, però insomma lo Stelvio poi non è lontanissimo dalle tue parti. Ecco, forse col senno di poi una vicenda che andava gestita un po' in maniera diversa, ma credi che Quintana abbia posto una seria ipoteca sul Giro d'Italia? A questo punto l'ha già vinto, però diciamo nella forma in cui lo ha acquisito e lo ha vinto, tale da cancellare qualsiasi polemica riguardo a quello che è accaduto martedì scorso. Ma guarda, allora, io penso che avrebbe vinto ugualmente il Giro d'Italia, perché se avesse avuto meno vantaggio avrebbe attaccato, perché oggi non ha, è rimasto là, non ha portato, avrebbe sicuramente attaccato e vinto ugualmente questo Giro d'Italia, anche se all'inizio del giro non era in grandissima condizione. E quello che è successo allo Stelvio, io mi metto uno nei panni dell'organizzazione, che io venivo da casa quel giorno e pioveva. E ho detto, non fanno la tappa perché in alto chissà quanto piove. Arrivo al passo tonale, non piove più, la strada è asciutta, scendo a Ponte di Legno, non piove e si vede che in cima a Gavia non è sereno, però quasi. Mezz'ora prima della partenza inizia a piovere, quindi se l'organizzazione in quel momento lì dice su è bello, la strada è bella, logicamente facciamo la tappa, no? Sono trovati durante la tappa a avere un tempo che era veramente al limite per i corridori, perché sono stati veramente bravi. Quello che è successo poi, c'è stato sicuramente l'organizzazione Vegni ha detto una cosa a chi stava in macchina che doveva comunicare. Quello che ha comunicato, e l'avete sentito un po' tutti, nella prima parte della comunicazione ha detto correttamente che dovevano esserci delle moto con la bandiera rossa alzata per segnalare la strada, ma non riuscendo più a chiudere la frase è andato avanti dicendo sì, e così evitare qualche attacco in discesa. E questa è stata poi l'interpretazione
sbagliata dei direttori sportivi. In quel momento, sicuramente Veni, perché ne ho parlato, Veni non ha sentito quello che ha detto quello della macchina, perché era dall'altra parte dello stadio, quindi non c'era la comunicazione. E lì è stato l'errore di chi ha sentito, che doveva far ripetere in maniera chiara e corretta che le moto servivano solo ed esclusivamente per segnalare la strada nei primi 4 chilometri dove non c'era la visibilità, ma che non c'era assolutamente una interruzione, congelamento di una parte della discesa, che non è mai stato detto. E lì l'errore madornale dei direttori sportivi, che scollinando con Cataldo da solo non devono immaginare che la corsa non è stata né è stata né fermata né congelata, e quindi hanno sicuramente sbagliato. Un'ultima domanda, adesso ridore, ma mi sembra che tuo papà fosse un giudice di gara, quindi anche nel contesto tecnico non sei assolutamente uno sprovveduto. Ma visto che il Giro d'Italia, insomma, se ne parla fino a fine maggio, perché ai tuoi tempi si correva almeno la prima settimana di giugno, a volte in montagna cambia molte cose. È il caso di continuare sopra i 2000 metri, o non è forse il caso di cercare altri arrivi che possono essere ugualmente spettacolari ma dare maggiori garanzie a livello climatico? Allora, sai, in una grande corsa tappa, per fare una delle salite mitiche come il Gaggio e lo Stelvio non sono la stessa cosa come fare ad esempio Tonale e Palade con arriva il Martello. Il significato e l'importanza della tappa cambia, però e lì dovrebbe, ne ho parlato anche con i corridori, abbiamo sentito Quinziato dicendo sì, siamo degli eroi, però siamo anche degli atleti, quindi correre in quelle condizioni è veramente al limite. Lì dovrebbero intervenire i gruppi sportivi e l'associazione corridori, e per tutelare i corridori dicendo che, e dirlo prima, che in situazioni limite dove come la tappa dello Stelvio, per non rischiare bisognerebbe cambiare percorso, si poteva fare tranquillamente per non rischiare sicuramente quello che è successo. È andato tutto bene, però poteva magari andare anche peggio, perché logicamente noi li guardiamo in televisione, che bello, è stata una tappa epica, però quando sei dentro che pedali in quelle condizioni, bagnato, col freddo, e io l'ho fatto. A me, io sinceramente, quando sono andato alla partenza, ho visto che iniziava a piovere, mi veniva da piangere per i corridori. Assolutamente, assolutamente, conosciamo la tua sensibilità. Hai parlato di Battaglin e di Ulissi, al di là del loro percorso di maturazione, ancora in evoluzione. Chi ha più fondi, Battaglin o Diego Ulissi? Ma, penso che Battaglin fosse... Io ero un po' più veloce e meno forte ad esempio in salita di Ulissi, perché Ulissi va un po' più forte magari di me in salita, anche se sulle salite tenevo abbastanza. E, non lo so, un misto fra i due. Va bene. Maurizio, torneremo a disturbarti, e ci ha fatto tanto piacere averti il nostro ospite. Tante cose, ormai buon fine giro, quindi buon riposo, spero. Grazie, tanti saluti a tutti voi. Grazie, ringraziamo il nostro primo graditissimo ospite Maurizio Fondrest, e linea alla regia per la pubblicità. CZ Sport presenta la calza brevettata Compression Zone. Sforzi importanti richiedono tempi di recupero lunghi. Le calze Compression Zone permettono un più veloce recupero, come dimostrato da studi medici pubblicati effettuati su atleti di varie discipline. Un'interessante novità per l'estate è il calzino corto per il ciclismo su strada. Per maggiori informazioni visita il sito www.compressionzone.com. Lucarelli Piante, allestimento giardini, vendita piante ornamentali e da frutto. Lucarelli Piante è a Perignano in via Livornese Ovest 17. Realizza il tuo sogno verde. www.lucarellipiante.it. Ristorante Pizzeria Antico Masetto, il ristorante di tutti gli sportivi. Ristorante Antico Masetto, a Lamporecchio, ai piedi del mitico San Baronto. Tutti i giorni, escluso il giovedì, sono buoni per gustare le specialità di carne e di pesce. Antico Masetto, telefono 0573 82 118. Eccoci ritrovati in diretta qui a Velodromo Opinioni a Confronto. Dopo Maurizio Fondrest, io non vedo davvero l'ora di presentarvi quello che è il nostro secondo graditissimo ospite. Sto parlando di un vero e proprio numero uno, CT della Nazionale, Davide Cassani. Ciao Davide!
Ciao, buonasera a tutti. Buonasera, io ti ringrazio davvero per aver accettato il nostro invito a partecipare alla nostra trasmissione. Ti passo subito alle domande del nostro direttore Roberto Sardelli. Ciao Roberto. Ciao e sono veramente felice di avere Davide con noi. Grazie Davide, ti abbiamo rubato qualche minuto, ti sappiamo impegnato sul fronte giro, appena concluso Salto Maggiore. Insomma dai, però il nostro collaboratore, uno dei pezzi forti della nostra redazione, ti aveva contattato alla Gran Fondo a Bologna il 1° maggio. Insomma, forse non te lo aspettavi nemmeno te i risultati così incoraggianti da questo Giro d'Italia. È stato un bel Giro d'Italia per noi perché ci sono state diverse vittorie di tappa e c'è stato il podio di Fabio Aru, un giovane di 23 anni, ne compirà 24 nel mese di luglio. Ad esempio però vediamo, abbiamo parlato nei giorni scorsi anche di Battaglini, ma credo anche che Emanuele Buongiorno, al di là del gesto di questo scellerato, che l'ospite che avevamo prima, Maurizio Fondi, se ci ha assicurato non era lui, perché l'abbiamo visto con la maglia campione del mondo, l'abbiamo visto con la scritta del Tonga, abbiamo detto non sarà mica Maurizio Saronni, perlomeno Maurizio è scagionato. Ma al di là di questa battuta, diciamo che anche Buongiorno secondo me può far sperare, forse chissà, anche nelle grandi gare a tappe. Sai, Buongiorno è stato bravissimo oggi, è riuscito a finire alla grande un Giro d'Italia che alla fine comunque è risultato impegnativo per il brutto tempo, per le cadute, per le salite di quest'ultima settimana. È uno dei tanti giovani, classe 88, 89, 90, ragazzi che sono nel mondo professionistico da pochi anni e nonostante questo si sono messi in evidenza. Sì, a parte le due bellissime vittorie di Ulissi, la vittoria di Pirazzi, la vittoria di Cano, cioè sono state tutte belle vittorie che comunque mi fanno sorridere, perché mi fanno capire che comunque il ciclismo italiano non è poi così in crisi come tanti l'hanno dipinto nelle ultime settimane. Senti, nei giorni scorsi noi abbiamo evocato analogie con il Giro di 20 anni fa che vinse Berzin. Allora ci fu la classe 1970, Berzin, Pantani. Questa volta è la classe 1990, ma stiamo parlando di 20 anni dopo. Quindi al di là delle considerazioni, come dici tu, molto confortanti per i nostri colori, è ai fini, anche ai fini globali, è una nuova generazione che sta uscendo. Beh, in questo Giro d'Italia c'è stato sì probabilmente un cambio generazionale, o comunque ragazzi che non hanno avuto nessun timore reverenziale e si sono imposti verso corridori più esperti, il primo del 90, il terzo del 90, parlo della classifica generale, e tante vittorie sono arrivate da ragazzi dell'88, 89, 90. Sì, diciamo che a questo punto questi ragazzi sono pronti per primeggiare anche su altri traguardi altrettanto importanti. E Quintana vince in forma assolutamente perentoria e chiude una volta per tutte le polemiche un pochino a volte intense superficialmente, perlomeno dalla nostra redazione, di relativa alla tappa di martedì. E superficialmente, ovviamente, l'apprezzamento per i corridori è assolutamente scontato, però in fondo quello che ha decretato la strada è stata poi una classifica giusta, al di là di qualche incomprensione. Beh, la tappa di Gavia Sede da Martello ha comunque lasciato il segno, Quintana ne ha approfittato, ma bisogna anche dire che è arrivato alla base dell'ultima salita con 1 minuto e mezzo e in cima i minuti erano superiori ai 3, vuol dire che nell'ultima salita è stato nettamente il più forte, così come è stato il più forte ieri. Solamente una grande prestazione di Fabio Aru ha un po' messo in ombra la straordinaria scalata di Quintana, perché gli altri sono arrivati molto molto lontani. Era il favorito numero uno, ha aspettato l'ultima settimana, ben sapendo che solamente in quest'ultima settimana c'erano le salite per lui, e alla fine ha meritatamente vinto, anche se, ripeto, dobbiamo comunque segnalare quella giornata tipica del Val Martello. Davide, noi siamo cronisti e dobbiamo appurare quello che si vede e quello che cerchiamo di constatare. Da dopo che sei arrivato in nazionale si respira un'aria diversa. E ti chiediamo, tra meno di un mese ci sarà il campionato italiano, la maglia tricolore era andata un pochino, scivolava verso l'oblio, tra di tutto per il ruolo politico, qui parlo soprattutto
che, che praticamente il tuo ruolo proprio anche tecnico implica per far sì che i corridori italiani possano onorarla con la partecipazione, rendendo onore a una maglia che ha fatto la storia del ciclismo. La maglia azzurra va onorata così come va onorato il campionato italiano, perché quel giorno in palio c'è una maglia che il corridore deve indossare e onorare per 12 mesi, ed è anche per questo motivo che ho chiesto ai corridori di prendere il via alla prova. Qualcuno forse salterà, ma secondo me la maggior parte dei nostri corridori sarà presente, a tal punto che io ho organizzato uno stage di 2 giorni proprio a ridosso di questa prova tricolore. Però sai, aria nuova. Devo dire che sinceramente in federazione ho trovato persone che sono disposte a mettersi in gioco, o ci sono persone che hanno una grande passione come ho io. E sono convinto che con tutti questi giovani, e non solo, perché non possiamo dimenticarci i corridori esperti che potrebbero essere comunque utili, perché ok, per i giovani dobbiamo avere un occhio di riguardo, ma non possiamo buttare via corridori che possono avere 29, 30, 31, 32 anni, perché comunque possono mettere sul piatto tutta l'esperienza che sono fatti in questi ultimi anni. E quindi sono ben contento di averci dato questo ruolo e ripeto, al termine di questo Giro d'Italia ho un po' più di ottimismo, anche se io poi sono sempre stato uno che ho sempre pensato e visto il bicchiere mezzo pieno. Davide, a costo di sembrare di parte e ruffiani, noi ti ringraziamo per quello che sta facendo, oltre ovviamente per averci regalato questi minuti. Grazie Davide. Grazie a voi. Grazie, ringraziamo il CT Davide Cassani e linea alla regia per la pubblicità. A tra poco. Carrozzeria Cascinese, gestione sinistri con assistenza legale, auto di cortesia, restauro auto d'epoca, tagliandi, officina meccanica e servizio pneumatici di tutte le marche. Noleggio furgoni ATP e auto anche per cerimonie. Carrozzeria Cascinese, la tua carrozzeria di fiducia. Via Piemonte 4, Cascina Pisa. Telefono 050 70 14 12. www.carrozzeriacascinese.it. IncoSpor, integratori per lo sport. Garanzia, trasparenza, massima qualità al miglior prezzo. Prova la differenza. In vendita nelle farmacie e nei migliori negozi di ciclo. Visita il sito www.incospor.it. IncoSpor, qualità tedesca, passione italiana. Un paio di magliette, infradito e un pareo. Il posto giusto delle vacanze, della mia bici. Davvero grandi ospiti, bentornati a Velodromo, Opinione a Confronto, e appunto ribadisco, davvero grandi ospiti questa sera alla nostra trasmissione per commentare insieme la 97esima edizione del Giro d'Italia, in particolare questa mitica tappa dello Zoncolan, che ha visto appunto un nostro corridore italiano, ossia Buongiorno, un po' sfortunato a causa di quel brutto episodio accaduto a pochi chilometri dalla fine, però... Ok, mi dicono la regia che è già pronto Roberto, con il quale appunto andare più nello specifico. Ciao Roberto! Sì, Federica, a questo punto dobbiamo scorrere veloci perché ne abbiamo approfittato. Davvero? Di grandissimi ospiti. Davvero grandissimi ospiti, Roberto. Quindi io cedo la parola a te per parlare di quella che è stata la tappa di oggi e magari qualche anticipazione su quella di domani. Sì, assolutamente. Della tappa di oggi si è detto tutto e di più. Una tappa veramente che ha regalato tanto spettacolo, perché lo Zoncolan è proprio uno stadio a cielo aperto, è lo stadio degli appassionati del ciclismo. Davvero tantissime persone oggi, ricordiamolo infatti. Assolutamente, assolutamente. E domani praticamente nulla, la tappa dell'apoteosi, la tappa che porterà il Giro d'Italia a Trieste. A Trieste con la classifica ormai delineata, e forse assisteremo a un festival dei velocisti. Saranno 173 chilometri da Gemona del Friuli a Trieste. Domani sera è anche per noi sarà la prima apoteosi, la prima chiusura, in attesa di ripartire con il tour, anche se faremo edizioni straordinarie con altri ospiti. Io ti saluto Federica, perfetto. Domani sera ci saremo io e Marco Francia,
parleremo un po' di quello che è stata la nostra esperienza e ti ringraziamo. Procedi tu con il finale. Ok, perfetto. Io lancio la pubblicità e poi la chiusura insieme. Grazie e linea alla regia. Banca Popolare di Laiatico. Pensare globale. Agire locale. Banca Popolare di Laiatico. 18 filiali nel cuore della Toscana. Banca Popolare di Laiatico. 6.000 soci, tutti residenti nel territorio. La banca al tuo servizio. La tua banca. Due ruote fanno girare il mondo. Taddeia Santa Croce, rivenditore Specialized e Piaggio, offre vendite e assistenza bici da strada e mountain bike, bici elettriche e motocicli. Gira il mondo su due ruote con Taddei. Lockman, tecnologia pura. Bentornati qui in diretta a Velodromo, opinioni a confronto. Volata finale, cioè quella dei saluti. Abbiamo avuto grandissimi ospiti oggi, il CT, Cassani, un graditissimo Fondrest con il quale abbiamo approfondito la tappa di oggi, tutto un po' un excursus su quella che è stata la 97esima edizione del Giro d'Italia. Quindi appuntamento a domani per l'apoteosi, l'ultima tappa di questa edizione del Giro d'Italia. Con ritroverete me, il direttore Roberto Sardelli e Marco Francia di Velobike. Appuntamento quindi alle 19.30 diretta streaming sul sito www.velobike.it. Repliche disponibile sul nostro canale YouTube. Grazie e a domani.